Quella forma che stai facendo? Magari. No, sto scrivendo le domande stasera. Ah, stai scrivendo tu le domande? Sì, sicuro? Sì, no, mi spiace, faccio due domande per l'intervista. No, no, l'importante è che non facciamo la seconda edizione del cavalletto, no? The Land Stories numero 2. Mi sa. No, vabbè, ma una volta per capire. Ma lo spero, perché sennò sai proprio ci... No, sto facendo le domande proprio precise. Vabbè. Ma tu mica stai registrando, no? Chi? No, guarda, ma non so mai come sappici questa cosa. Cari spettatori di Telemergellina, per presentare il numero che segue non ci sono parole. Ve lo ricordate il batterista Parascandolo? Quello che accompagnò nella sua tournée in Puglia, Campania e Basilicata il famosissimo cantante Gennarino Savastano? Indovinate chi abbiamo l'onore e il piacere di avere stasera qui in studio? Il fratello di Parascandolo! Un applauso al fratello di Parascandolo. Ci dica, che cosa si prova ad essere il fratello di Parascandolo? Ma lei, nella vita, che fa? Vende patane, cocomodo, l'aglio, fiorile, fenuccia, patane nuove, vende tutto cose. Quello che trovo, che lo faccio. E ci vuole nuove, arance, puttuale, mandarino. Salve a tutti, questa sera entriamo nel mondo del Pompe Lab a confronto con la società. E chi meglio del nostro presidente non può iniziare questa nostra piccola diatriba? Allora, presidente, cosa vuol dire il concetto di responsabilità al Pompe Lab e fuori? Mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché alla fine quello che penso è che comunque il cinema americano deve molto alla realtà italiana, dello spettacolo. Come fondere insieme realtà creative e associative col mondo della politica? La vera cosa bisogna avercela nell'animo, cioè nessuno può dire chi è in base al modo di vestire, ma solo in base al modo di esprimersi i propri pensieri. Per te la donna di oggi come si colloca nella società moderna? Se esistono le regole, servono e sono utili per il funzionamento della comunità. È ovvio che poi magari ci sono leggi che la consuetudine ha mandato probabilmente automaticamente in disuso. Il concetto di violenza negli stati, com'è possibile affrontarlo al giorno d'oggi in maniera così difficile con dispiegamenti di forze di polizia e quant'altro? È giusto secondo te? No, è assolutamente giusto. La Chiesa deve fare sulla sua parte tale come Chiesa, come religione. Non deve interferire assolutamente nelle questioni di Stato. Lo Stato deve essere assolutamente laico, senza alcuna religione, senza alcuna influenza di qualsiasi religione. È la politica che governa l'economia o l'economia a dettare le leggi alla politica? Le intercettazioni telefoniche non possono essere abolite, sono importantissime, così scopriamo gli altarini dei politici. Ha ancora senso il vecchio detto l'abito non fa il mondo? Beh, che dire, diciamo che la situazione di Pompei, ma in generale la situazione in generale con la politica non ha detto a che farci, ma perché lo spirito qui si affaccia, perché nessuno in realtà culturale e di istituzioni europei penso che comunque non ha nulla a che fare con la politica. Il filosofo Aldo Masullo, che è uno dei nostri più illustri concittadini, conterranei, parlando di Napoli, dice: Napoli siccome è immobile e quindi dà un quadro negativo della città di Napoli, ma allo stesso tempo esorta i giovani a non abbandonare la città, quindi vede una luce di speranza nella città partenopea. Tu cosa ne pensi? Ragazzi, ma vi rendete conto? Dopo tanti anni di sofferenza, finalmente quest'anno ci divertiremo sullo stadio. Io immagino tutti questi giovani in curva che festeggeremo, cioè abbiamo un presidente che ci sono 50 milioni d'euro, cioè uno squadrone, cioè attaccanti attaccati alla squadra, qui la squadra che ha speso più in Italia. Ercole, la Banca d'Italia nasce come un'autorità indipendente, quindi un ente di garanzia,
e in realtà poi finisce per incidere sui processi economici e monetari non solo dello Stato italiano ma anche rispetto alla Banca Centrale Europea. Tu che ne pensi? Secondo me la roba buona, la pasta buona, cotta proprio bene, ma veramente, l'olio giusto, il pomodorino fresco, buono. Che fine ha fatto la sinistra in Italia e a Napoli? Beh, noi qui utilizziamo un mix 24 canali, un sistema audio che ha una bella pressione di bassi e ci si diverte un bel po' qui a Pompei Lab. Il professor Moccia, che è uno dei più grandi penalisti della scena italiana, ritiene che non tutte le leggi meritano rispetto, ma ogni legge va studiata, interpretata e poi eventualmente rispettata. Tu che ne pensi? Si pensa che il femminismo abbia risolto certe tematiche, ma fondamentalmente è stata un'avanguardia. Dopo la presa da parte delle donne di alcuni diritti, credo che fondamentalmente la donna, purtroppo, così come si sta arretrando il lavoratore nei propri diritti, anche la donna sta arretrando purtroppo in questa società alcuni suoi diritti che le erano riconosciuti. Etici, relazioni umane, politica spicciola, sono temi in cui la Chiesa interviene. È giusto secondo te questa interferenza della Chiesa cattolica nella politica e nella società italiana? Ma parlando per esperienza diretta, essendo un frequentatore degli stati molto assiduo da tanti anni, dico, cioè, sarà un eufemismo, ma per me la violenza negli stati non esiste. Tu che sei delle nuove generazioni, il tuo occhio verso il futuro è quello che più ci interessa, è quello più importante in una dinamica societaria mondiale e internazionale. Come vedi le prospettive lavorative del futuro prossimo Ventura? Signori, approfittatene, datela da me, perché purtroppo non potrò continuare con questa offerta. Ora, per chi acquista subito, qui in diretta nazionale, 4 linee dimagranti, ho detto 4, per perdere 20 kg, le pagherà tutte e 4 soltanto, 150.000! Io avevo un regolo chocolatin. Pardon, chocolato, tartufo e la confezione, voilà, un vassoio au lait. Il gusto, c'est très très bien, rhum café. Très bien, mes amis, à vous, pas et à moi, ouah. Chocolatin tartufo. C'est bon, mata tartufo, et la fête sera plus bonne. Allez, sono rimasto un po' titubato, Giuseppe. Pare che stasera nessuno capiva le domande. In effetti ha giocato lì. È strano un po' come cosa, hanno risposto un po' titubanti. Un po' titubanti? Che hanno risposto tutta un'altra cosa. Vabbè, ma tu che hai scritto per qualche domanda? Ma tu come l'hai formulato, caso? Io l'ho formulato, ma tu l'hai scritta, rimuovete sempre questo fatto. Oh, che poi stavo pensando, McLuhan, un teorico della comunicazione, ipotizzava che la comunicazione tendesse a evolversi nel tempo. Fatto sai che? È che tutto sommato, quelli che potrebbero risolvere le sorti del mondo e del paese sono comunque sempre troppo impegnati a tagliare i capelli o guidare i taxi. E noi rimaniamo fregati. Carry me for fun in my buggy. Posso dire una cosa? A noi ci aspetta. Andiamo a fare proprio una spruzzata. Dici tu, eh? Forse se lo lasciamo giornalismo è meglio. Meglio facciamo capire tutto.